ritrovati ad un nuovo appuntamento di fiori e piante della montagna bellunese. Buongiorno Ettore. Ciao Giorgia. Botanico, esperto e grande appassionato. Nelle prime puntate di questa nuova edizione tu mi hai parlato della potentilla alba. Volevo capire se c'erano altre specie, magari di altre colorazioni. Certo, e oggi andiamo proprio a conoscere una pianta appartenente proprio alla grande famiglia delle rosacee, caratterizzata per presentare i fiori con i petali più lunghi del calice e per avere numerosi stami e carpelli. Si tratta della potentilla reptans, una specie che si è ibridata facilmente, in particolare con la potentilla erecta, almeno secondo il botanico Adriano Fiori. Il nome dato a questo genere di piante è dovuto alle grandi virtù medicinali che si attribuivano anticamente. Quello della specie invece deriva dal suo portamento strisciante. A classificarla è stato il biologo naturalista Carl von Linné, che cita la nostra rosacea nella sua opera Specie Plantorum del 1753. Da un punto di vista morfologico, tutta la pianta presenta una certa villosità ed è alta non più di una quindicina di centimetri. Il suo fusto si allunga da una radice fittonante ed è ricoperto da diverse foglie basali di forma palmata con numerosi segmenti lobati. Si tratta di una forma vegetale radicante ai nodi e quindi che si propaga con estrema facilità. L'infiorescenza si compone di singoli fiori portati da peduncoli eretti che nascono nella sella delle foglie basali. Ettore, questo fiore mi piace particolarmente, lo trovo molto bello. Me lo descrivi un po' più accuratamente? Certamente, anche a me piace moltissimo questo fiore perché forma veramente dei piccoli coscinetti per terra di una colorazione giallo-oro. In realtà i cinque petali che formano la corolla cadono facilmente e appaiono però di una bella colorazione, come già precisato, giallo-oro, mentre il loro aspetto è cuoriforme. Se impollinato, il fiore si trasforma in un frutto dalla struttura multipla, composta da diversi acheni molto pelosi. Si tratta di una specie propria dell'Europa e dell'Asia occidentale, che però con il tempo è diventata subcosmopolita. In Italia è diffusa ovunque e anche nel bellunese è piuttosto comune, in particolare nel piano basale, dove ama insediarsi negli incolti tra i ruderi, le macerie oppure vicino ai fossati e al margine delle strade. Ed è tutto anche per questa puntata di Fiori e Piante della montagna bellunese da Ettore e Giorgia. Grazie per averci seguito, giusto? Grazie a te, Giorgia. Ciao.